Si chiude questa quarta edizione di Spumante Italia. Che bilancio si può trarre? Andrea Zanfi, che è l'organizzatore dall'inizio con Bubbles Italia, che è l'omonima rivista. Si può concludere con una parola sola: entusiasmo, perché devo dire, la certezza è che è un altro anno, un bel successo anche quest'anno, di partecipazione, di condivisione degli elementi che hanno e dei soggetti che hanno partecipato alla manifestazione, masterclass, devo dire, con delle degustazioni guidate di altissimo livello, soprattutto anche per i prodotti che sono stati portati, cose eccezionali dalla Old Sparking, che abbiamo toccato punti con prodotti che vanno oltre i 15 anni di maturazione sui lieviti, al frutto nel bicchiere, quindi metodo italiano che è uscito fuori alla grande, partecipazione di FederDoc, di soggetti astroenologi, quasi una trentina di enologi hanno partecipato all'evento, e quindi tutto questo mi fa pensare che ci siano buone prospettive per la quinta edizione, e vedremo se la continueremo a farla a Garda o come l'idea iniziale di farla itinerante ci possa trovare da qualche altra parte l'anno prossimo. Lo stato di salute qual è del mondo della spumantizzazione italiano? Sta crescendo in maniera quasi preoccupante, devo dire, perché un live motive che è stato rincorso durante i talk show che abbiamo effettuato è stato quello proprio di andare a definire che ci dobbiamo dare un po' una regola, incominciare un po' a riflettere su questo processo di crescita così smisurato che si sta registrando. Proprio perché, per capire che non si può spumantizzare tutto, ma dobbiamo anche capire su cosa possiamo puntare per crearsi anche una personalità e un'identità italiana ben distinta. Hanno risposto, lo dicevi prima, una quarantina di aziende, che arrivano circa 100 con i consorzi presenti, coinvolti. Come risponde il mondo produttivo a questo evento? Ma ci sai, in questo momento c'è molto discordanza sotto l'aspetto. Sembra che non ci sia un domani, quindi questo mese di maggio e di giugno si sono tutti scatenati a fare eventi uno dietro l'altro, quindi abbiamo trovato la difficoltà da molte aziende a essere presenti fisicamente, ma hanno contribuito in maniera massiccia con prodotti, con affidandosi all'AIS Veneto per sostenerli nell'ambito della loro presenza all'interno del festival. Quindi devo dire che hanno risposto bene, hanno risposto, poi chiaramente come organizzatore non sono mai contento, avrei preferito che ci fossero il doppio di aziende, ma sta crescendo l'interesse, sta crescendo tutto il meccanismo intorno e soprattutto sta crescendo la credibilità di Spumante Italia nel contesto del sistema spumantistico. Hai fatto cenno alla massiccia presenza di enologi, alcuni di loro, come dire, suggeriscono, guardano all'orizzonte la possibilità di spumantizzare gli autoctoni. Come la vedi? O bisogna limitarsi agli internazionali? No, io ritengo che ci sia una potenzialità di proiezione sul mercato di entrambe questa divisione che scioccamente viene fatta fra gli autoctoni e gli alioctoni, perché ritengo che ci sia un mercato che poi alla fine equilibria il proprio. La domanda e l'offerta la mette in equilibrio. E ritengo che ci sia una grande potenzialità per gli autoctoni. È chiaro che, come tutti i processi, ha bisogno di essere evolutivo e conforme alla capacità tecnica e scientifica che le aziende posseggono al loro interno, la capacità degli enologi di interpretare questi vitigni autoctoni, e devo dire che siamo all'ABC da partenza, quindi ci vorranno anni perché il miglioramento sostanziale o un ulteriore miglioramento già allo stato attuale delle cose possa essere in qualche modo sostanzialmente misurabile in questi termini. Oggi assistiamo a delle bellissime novità sugli autoctoni, a delle grandi espressioni di elementi, ma siamo ancora, come dicevo prima, qualcheduna più avanti, qualcheduna più indietro, ma siamo ancora un po' alla BC, e quindi però questo fa ben sperare, perché le basi ci sono tutte, quindi ben venga il Sauvignon, ben venga il Pinot Nero, ben vengano i soliti vitigni che vengono internazionalmente usati anche da altre parti, ma
abbiamo visto che oggi come oggi anche i prodotti i spumantistici realizzati con i vitigni autoctoni raggiungono dei livelli di picche e di punta, diciamo così, estremamente interessanti.